stesse cose con la biomassa, le parole, ti fregano con le parole, tu pensi che biomassa sia biomassa, bio, poi vai a vedere descrizione di biomassa, tutto ciò che è bio, cioè biomassa, cioè, e puoi bruciarci qualsiasi cosa, ha fatto una definizione di biomassa, cioè che vuol dire componenti organici. Organici, biomassa, componenti organici, legno, foglie, osso, massa, e inorganici. E inorganici. Che cosa vuol dire inorganici? Che ci puoi bruciare qualsiasi cosa. Allora cominciano col sottobosco, nessuno va a prendere il sottobosco per bruciare, perché il legno comunque può decedere di temperatura, temperature basse, devi bruciare plastica, buttare roba, è importante per avere le alte temperature e fare energia. Prendere l'olio di palma. L'olio di palma in Indonesia. Cioè, convincono, creano un mercato dell'olio di palma in Indonesia, non ci pensavano, non hanno le palme, trovano le foreste pluviali per dare le palme, perché c'è il mercato in Italia della Marcegaglia che va a prendersi con le petroliere, perché l'energia che c'è per trattare l'olio di palma è superiore a quella che puoi fare con l'olio di palma, come energia, hai capito? Però tutto sto benicendo, e quindi sono costi nascosti, li paghiamo noi, non li paga l'imprenditore Marcegaglia, hai capito? E dopodiché tornano le foreste pluviali per fruttare palme. Adesso, due giorni fa, la Bresso, governatrice e presidente della regione Piemonte, ha fatto una legge che, se la legge, dici, è impossibile. Ah, per legge, oggi possono tagliare i boschi del Piemonte, qualsiasi bosco, anche privato, per bruciarli, per fare biomassa. Tagliano i boschi e hanno fatto un piano per fare una strada di 2000 km, 2000 km di strada che va nei boschi, 2000 km di Milano Campania ritorno, dentro i boschi, per andare a tagliare anche i privati. Tu hai un bosco, generalmente i contadini hanno un bosco, non gli serve loro palle, ma non lo radano al suolo per fare energia che non ci serve, che non è vero. Perché? Perché hanno 2 miliardi di finanziamenti dall'Unione Europea e 2 miliardi li prendono e fanno queste cose che togliere i boschi. Con una percentuale di 2 miliardi, no? Sì, i boschi, gli alberi, tolgono gli alberi per bruciare, ma siamo per un delirio, non sono dei serial killer. Non c'è altra spiegazione, sono malati di mente. Poi i soldi, chiedi, facciamo una colletta che vediamo che vedi dai coglioni, lascia stare gli altri. Poi un miliardo di euro, ci mettiamo 100 euro a testa, te li do. Un altro preso, cosa vuoi guadagnare? Te li do, andate via. Sono malati di me, sono malati di me. Ma come fai? Così sono amici delle lingue. Allora, se tu vai a Vederago, Treviso, un imprenditore va a prendersi la rifiuti delle 90 scuole, in 60 comuni in Sardegna, lui imprenditore, si chiama la signora Poli, prende i sacchetti, le sue spese, quindi il comune lo tira fuori, tu fai solo un po' di differenziata se vuoi, se no dai i sacchetti, lui te lo viene a prendere, lo porta nella sua struttura, divide tutte le robe, li vende come materie prime secondarie ai suoi clienti, legno, quello che rimane ha un sistema che costa 15, un sistema che non brucia, quindi amalgama quello che ci rimane, triplica, fa componenti, piccoli componenti, mattoni per l'edilizia, certificati che non sono bene, quindi con materiali nera che tutto il procedimento non brucia nulla, e ricicla il 95% di tutti i rifiuti che stanno comune. Senza discarica. Qui sono venuti tutti gli impianti di compostaggio, gli impianti a lavorazione a freddo, li hanno sabotati, non li hanno neanche scartati, sono ancora lì nuovi. Perché? Perché hanno i soldi per bruciare la roba, devono bruciare l'inceneritore. Le ecoballe era il combustibile per un inceneritore di 30 anni fa. 30 anni fa è solo concezioni. E quando De Luca parla dell'inceneritore di Vienna, dovete dirgli, io ci sono stato 3 volte, e lo sappiamo come funziona, funziona benissimo, fanno la differenziata al 50%, e allora ti dicono, noi facciamo la competenza, è il centro di Vienna, nessun viennese si è mai sognato di contestare l'inceneritore. Sì, però vai a vedere, poi prendi il 50% del differenziato, poi vai a vedere cosa bruciano, ci trovano tutta la roba che ha differenziato, ma loro ti dicono, noi
sappiamo, facciamo contatto, facciamo energia. I nostri cittadini non sono pigri, non vogliono la bottiglia di plastica, la comprano. Noi abbiamo questo sistema, certo, ma quello che esce da lì, quello che esce da lì è per la norma di legge, noi siamo sotto la norma di legge. Allora, assolutamente, perché ti spiego, 30, sono incenerire, sono idee di 30 anni fa, quando non c'erano i microscopi a scansione ambientale. 30 anni fa non c'erano, si bruciava perché pensava che poi si polverizza tutto e sparisce tutto. Poi con i microscopi vai a vedere un miliardesimo di metro e vedi polvere sottile. I polveri sottili non sono contemplati dalla legge. Quindi anche a Vienna, anche a Monaco, non sono contemplati. Cioè nel PM10, come in tutta Europa, noi abbiamo preso quel cliché lì, le particelle si fermano nell'acciaio, non c'è la prova che poi tuo figlio possa sviluppare un tumore fra 30 anni. I medici lo sanno, non c'è la prova, non c'è bisogno, i bambini siamo quasi i primi nel mondo, non c'è bisogno, abbiamo il PCB nel latte materno. Bruciare il cuore a petrolio è un crimine. Quindi siamo i primi delle luce mie. Ti dico Varese, sì, cioè, sulle luce mie dei bambini il primo è. È stato tracciato un percorso. Il primo è, sì, il primo è uno stato, si chiama il quando c'è stata l'invasione degli americani, il Kuwait, ti ricordi? C'è la più grande incidenza di tumori infantili, leucemie, perché hanno bruciato i pozzi per anni, hanno bruciato. C'è la prima incidenza, secondi ci siamo noi, con Varese, Genova, Sondrio, Brescia, delle cose, i bambini fanno degli studi pubblicati su British Medical Cancer, studio di, si chiama Elio, ha preso 70 inceneritori, uno studio di 13 anni e dimostra che più ti allontani da un inceneritore, meno le casi di cancer diminuiscono, più ti avvicini, che aumentano. Allora, ha dimostrato che dopo 13 anni su 70 inceneritori. La regione Sicilia, la regione Toscana prendono questo studio e lo capovolgono.